Lo scorso 23 giugno è arrivata in Consiglio regionale la proposta di legge presentata dal consigliere Tommaso Pellegrino che chiede il riconoscimento del comune di Pertosa tra i comuni afferenti alla comunità montana Vallo di Diano. Una proposta che arriva sulla base di valutazioni tecnico-oggettive ben definite, partendo dalla posizione del comune di Pertosa che pur non essendo classificato come montano è situato al confine delle aree di competenza di ben tre comunità montane, ossia Alburni, Alto Medio Sele Tanagro e Vallo di Diano, ma è con quest'ultima che ha già rapporti di gestione associata di servizi. Da qui la proposta di legge che chiede di modificare l'articolo 1 della legge regionale del 2008 per il riordino delle comunità montane e campane, da cui si evinceva l'esclusione del comune di Pertosa, che ora, attraverso la modifica dell'articolo, si chiede di far rientrare. Questa mattina presso il comune di Pertosa la proposta di legge è stata illustrata in conferenza stampa alla presenza del proponente consigliere regionale Pellegrino e del sindaco di Pertosa Domenico Barba, oltre che del presidente della comunità montana Vallo di Diano Francesco Cavallone. Io ritengo che anche per il sistema geografico e per il tessuto socio-economico rispetto ai quali il comune di Pertosa è perfettamente inserita, basta pensare che tanti sono i servizi in comune che il comune di Pertosa fa con la comunità montana, basta pensare che tutti i requisiti che sono previsti dalla legge, dalla norma, sono perfettamente corrispondenti al fatto che il comune di Pertosa non c'è nessun tipo di motivazione perché debba restare fuori dalla comunità montana. D'altra parte rappresenterebbe non soltanto un'opportunità in più per la comunità di Pertosa che ha già dimostrato e continua a dimostrare elementi virtuosi, d'altra parte basta pensare anche al patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale che c'è nella comunità di Pertosa. Quindi ci potrebbero essere ulteriori opportunità per il comune di Pertosa, ma sarebbe un valore aggiunto per quanto riguarda proprio il territorio del Vallo di Diano. Con la proposta di legge voglio iniziare un pochino questo percorso anche legislativo per fare in modo che Pertosa possa rientrare a pieno titolo nella comunità montana Vallo di Diano.